Quello di via Ottavio Morisani è uno dei panorami più belli di Napoli. Questa è infatti la strada che collega la sanità con Capodimonte. Ci siamo arrivati con la nostra Vespa, ma adesso scopriamo da dove siamo partiti. Oggi scopriremo il Moiariello, che è uno dei punti panoramici meno conosciuti e più belli di Napoli. È una salita che si trova sul punto più alto della collina di Miradois, che prese questo nome circa 500 anni fa. Molti credono che sia una storpiatura dello spagnolo Mira Todos, perché ancora oggi ci sono dei panorami mozzafiato. In realtà questo nome viene dal marchese Miradois, che comprò questi terreni appunto 5 secoli fa. Era il reggente della Gran Corte della Vicaria, che all'epoca era il Tribunale di Napoli, e praticamente era uno degli uomini più potenti del regno. Ai suoi tempi il bosco di Capodimonte non esisteva ancora, mentre oggi possiamo accedere a questo luogo da Porta Grande che si trova proprio alla nostra sinistra. Noi però gireremo a destra e scopriremo le ultime due salite della sanità ancora frequentate. Quella che scende si chiama appunto Via Miradois e porta a Piazzetta Miracoli. Se potessimo andare indietro nel tempo, a circa 2 secoli fa, troveremmo un immenso prato verde e al centro un piccolo villaggio proprio dove ci troviamo adesso. Adesso giriamo alla salita che si trova sulla nostra sinistra e subito notiamo una cosa interessante, cioè l'ingresso dell'osservatorio astronomico di Capodimonte. Proprio questo era il terreno dove prima sorgeva la villa del marchese Miradois. L'idea di costruire un osservatorio venne a Giuseppe Bonaparte. La prima struttura fu costruita a San Gaudioso, poi i lavori cominciarono a Capodimonte grazie a Gioacchino Murat. Ferdinando I di Borbone, dopo la restaurazione, rimase molto affascinato dal progetto e decise quindi di finanziarlo, tant'è vero che poi nell'osservatorio fu aggiunta una statua di Urania che incorona Ferdinando I. Di questo però ne parleremo in una storia a parte. E adesso stiamo cominciando a vedere una piccola anticipazione del panorama che ci aspetta tra poco. Prima però notiamo questa torre che ha una piccola testa che spunta sulla nostra sinistra. Si chiama Torre del Palasciano e probabilmente è uno dei punti più belli e panoramici di Napoli. Si tratta di una copia napoletana del Palazzo della Signoria di Firenze e fu costruita dal medico Ferdinando Palasciano, che fu tra i padri della Croce Rossa. Questo palazzo voleva essere infatti un omaggio nei confronti della moglie, la nobildonna Olga von Vavilov, e i due infatti si conobbero proprio a Firenze. Oggi la leggenda vuole che Palasciano in persona, o almeno il suo fantasma, si affacci ogni sera al tramonto proprio perché non vuole perdere nessun panorama di Napoli, anche dopo la morte. Non lasciamoci sfuggire vicino la Cappella Cotugno, che fa capire anche le origini agricole di questo posto. Tutto il territorio, infatti, fu venduto a Palasciano da un altro medico. Stiamo parlando del leggendario Domenico Cotugno, che era considerato una sorta di mago nel campo della medicina. In sua memoria rimane solo questa piccola cappella datata 1741 e che ha preso il suo nome. E parlando di bellezza, andiamo a prendere anche noi qualcosa che invece rimane nel cuore. Siamo infatti a via Ottavio Morisani e dietro questa curva ci aspetta il paradiso. Non c'è bisogno di commentare, anzi, alcuni residenti la chiamano scherzosamente la Posillipo dei poveri, anche se questo panorama, in alcuni tratti, probabilmente è anche più bello di quello di Posillipo. E allora, prima di tornare a casa, fermiamoci un attimo, in silenzio, a guardare tutto ciò che c'è davanti. Questo è uno dei posti del cuore di Napoli. A ogni curva si scende sempre più in basso, è praticamente come se dall'alto ci si immergesse in un mare fatto completamente di edifici. Spendiamo anche due parole per la persona che ha dato il nome a questa strada. Era anche lui un medico, per essere precisi era un ginecologo. Nacque in provincia di Caserta e fu per tutta la vita professore universitario della Facoltà di Medicina di Napoli. Fu uno dei pochissimi dirigenti borbonici che, dopo l'Unità d'Italia, rimase al suo posto. Anzi, il suo valore era talmente indiscusso che mantenne la cattedra fino al 1907, quando praticamente aveva ormai 80 anni. E adesso ci troviamo a Salita Moiariello, che prende il nome dal moio, che sarebbe un'antica misura agraria che corrisponde più o meno a un terzo di ettaro. Probabilmente il terreno che aveva comprato Cotugno era una proprietà di dimensioni talmente piccole che è stata soprannominata con questo diminutivo. E ora siamo finalmente entrati nella sanità. Ci sono attorno a noi ruderi di antiche ville nobiliari e graffiti che ricordano addirittura il Milan di Arrigo Sacchi. Per uscire dal quartiere dovremmo percorrere ancora tantissime strade, che ci fanno capire quanto era complicato arrivare sulle colline napoletane prima della costruzione del Ponte della Sanità. Quella che abbiamo percorso, infatti, è l'unica strada ancora attiva, oltre a Salita Miradois, che ci collega con la zona collinare di Napoli.
E adesso salutiamoci a via Giuseppe Piazzi, che è stata intitolata a un astronomo ed è sede del giardino di Babuk, che è un posto fantastico, ma ve lo racconterò in un prossimo video. Siamo scesi dalla collina che ha preso il nome di un magistrato e siamo arrivati alla sede del giudice di pace, senza dimenticare che la strada in cui ci troviamo è dedicata a un astronomo. Che dire, a Napoli tutto torna, anche nei nomi delle strade.